È tutta la notte che balla e che suono, che grida e che canto, ma ho come sono, mi fa di pazzire, ci vedo per tre. Il titolo alle nozze più fighissime. Caro che ha fatto parlare all'inizio per tante motivazioni, ricordando la storia Menghino, di cui io sono onorato comunque sia. E sicuramente, se ci credi o no, io questa cosa che 50 anni fa c'era un titolo simile, non lo sapevo, perché poi se, anche perché poi essendo un complesso mascherato, io posso ricordare Carri, però già ricordassi quei 50 anni fa in duri, figurati se poi ti ricordi una mascherata in gruppo o complesso. Comunque, se così era, quello non può essere altro che onore, perché io ho lavorato anche con Lazzarini. Ho collaborato in alcuni cari di prima categoria, sicché ti puoi immaginare a te, un grande maestro, e nulla. E sicché insomma partiamo di lì, queste nozze con fichi secchi. Poi un pochino, come si dice, c'è stata qualche uscita dicendo ora con Monti, perché il caro rappresenta questo viaggio di nozze di Monti con Napolitano, ovvero lui che ha sposato la nostra Italia, e facendo questo matrimonio, come si dice, le nozze con fichi secchi sono quei matrimoni che non durino, non c'è una lira, certe cose sarebbe meglio non farle, perché infatti poi alla fine certi conti li paghiamo noi cittadini. E l'attualità, se si parla di attualità, ritornando poi dopo a spiegare meglio il caro, penso che siamo ancora più attuali, visto che Monti ha divorziato da questo matrimonio, e noi si diceva che non durava, perché sulla relazione dice: se novità ci sarà, a carnevale si vedrà. Sicché novità ci sono, perché come ben detto, si ritorna a dire che nozze con fichi secchi vuol dire che certi matrimoni o non si fanno, e se si fanno non durino. Noi ci avevamo in teoria un po' indovinato, e poi lui non volendo è come l'amico che dice: mi sono divorziato ieri, però dopo il giorno dopo lo rivedi, dice: mi sposo un'altra volta. E te come cosa gli dici? Ma allora non hai capito niente. È una battuta, perché come si può sposare anche 10 volte, non me ne vogliono, però a volte un fa tempo a lasciarsi che si risposa un'altra volta, perché non gli è bastata uno di nozze con fichi secchi, ma le for far due, visto che ora ha creato questa agenda lista Monti per l'Italia, cosa che lui avrà la sua bella spillina. È giusto che intanto si fa anche per fare una chiacchierata. E la sua è la lettera di divorzio di qua, ma la spillina di là, che dove. E niente. E il caro rappresentato da questa grande balilla del 21, un cabriolet, dove loro. C'è Napolitano che è la sposa, che saluta facendo le corna, come di semplice, da spiegare più di tanto. E lui dalla parte là che saluta, loro si alzeranno in piedi dentro questo carro. In pratica, mentre la macchina gira, cammina, le ruote sono poi sterzanti le davanti, il fanale si accende, insomma, come quello che è una macchina, loro, oltre a fare i movimenti classici, dovrebbero fare questo movimento che si alzano in piedi, salutino il pubblico, perché loro fanno una sorta di tour, chiamavano così, questo tour delle nozze con fichi secchi, con questo vecchio barellino che viene lasciato tutto colorato, ma lasciato a carta, dove c'è stata una scelta di carta. Perché lei, la balilla rappresenta il rosso, il bianco e il verde, che sarebbe il tricolore, perché questa è la Repubblica. Se vedi davanti c'è il simbolo, è la Repubblica Italiana, sarebbe la nostra Repubblica Italiana che va lenta, vecchia, come questo vecchio barellino lasciato a carta, che rappresenta una fragilità di questo governo, di questa Italia, che ormai basta vedere le ultime leggi costituzionali che risalgono al 1948, ritornando a 100 anni prima del 1848, dove 100 anni dopo dissero: le rifacciamo, ma oggi ne sono passati 60 dell'anno, se non di più, sarebbe bene rifarle, perché qui non si può più. E niente, tutta questa debolezza è dove loro ridono contenti, e davanti poi si creerà, che davanti si crea, è tipo quasi una forma di chiesina. Davanti commemoriamo poi tutte le nostre fichi secchi, che saranno il 24 febbraio, perché abbiamo tutti che sono lì. Io li chiamo i 7 nani, cioè Di Pietro, Vendola, Bersani, Grillo, Alfano, Casini, tutti questi che si bisticciano fra di loro per creare che tutti vogliono sposarsi. Se qui avremo Bersani, uno degli sposi primari, che tutti lo vogliono sposare. Però che succede? Che lui viene fuori, c'è tutte queste battute, c'è il Dolleo che è il nostro, che in pratica poi è lui che presenta tutte le cose, che lui parla, interagisce con il pubblico, e si crea questo matrimonio in 4 atti, che si va dalla cerimonia nuziale, il rito fotografico, il pranzo nuziale, che
molto carine anche le battute che faranno, alla serata di gala nuziale dove tutti si balla, e lì è tutta una presa in giro con la scelta di canzoni, dalla Società del Magnaccio a tipo ce l'avamo tanto amati per un anno forse più, poi si sono lasciati, non mi ricordo come fu, insomma, sicché noi creiamo tutta questa situazione, che ora lo spettacolo che noi si fa durerà una mezz'oretta, se uno segue il carro riesce a vederlo tutto, se no uno, la scena madre è il matrimonio, dove vengono comunque fuori tutti, che in pratica, che ne so, il primo che esce è Silvietto il Crichetto, che è Silvietto il Crichetto. Sopra c'è lo spettacolo che è su davanti qua, questo palchetto che noi abbiamo, che dopo vedi, poi lo vedi, c'è la porta, il radiatore che si apre, e tutto, in tutto fra sette sono le teste di personaggi politici italiani, più c'è il prete, le due ballerine, poi ci sono le olgettine, perché il Rubi è andata via ma è da noi, è andata via la sega, a carnevale l'abbiamo con noi perché insomma lo sappiamo, e niente, insomma ci abbiamo sempre, diciamo, alla fine una decina di persone sul davanti che sono quelli che fanno spettacolo, poi nulla, poi tutte le maschere in terra, vestiti da sposi, spero che riescano a fare un buon corteggio almeno nella piazza, a sfilare mano nella mano come si usava ai vecchi tempi, tutti vestiti insomma in nero bianco per l'uomo e tutto bianco per i donne. Fate le scimmie,